Quei demonietti dispettosi hanno preso di nuovo i libri di incantesimi di Zarok. Ora sono protetti dalla magia. Oh, che furfantelli! Sir Daniel Fortescue, eccoti baldanzoso nel vestibolo del castello di Zarok. Chi l'avrebbe mai detto? Di certo non noi. Temiamo che il padrone di casa stia tentando proprio ora di far precipitare il mondo nella notte eterna. Ma entra e mettiti comodo. Che se liberi le anime intrappolate in questo baule, dovrai aiutarle a ottenere il meritato riposo. Questo ti farà di certo ottenere un posto nella storia di Gallomir come il più grande dei suoi eroi. Te la senti, Sir Daniel? Se lo farai, diventerai una vera e propria leggenda. Libro degli incantesimi, indice. Come resuscitare i morti, pagina 5. Come addormentare una città, pagina 71. Informa anche dopo i 400 anni, pagina 136. Come impadronirsi della volontà altrui, pagina 207. Come evocare i demoni, pagina 268. Trucchi con le carte, pagina 298. Diario segreto di Zarok. Ho trascorso 100 anni in esilio, ben riscaldato dal mio stesso odio, nutrito dalle mie sofferenze e rinfrancato dalla mia angoscia. Ma presto la pagheranno cara tutti quanti, incluso Fortescue. Ha sventato il mio primo piano per conquistare Gallomir e da morto sostiene di avermi ucciso. Quando riuscirò a trovarlo, darò un bel calcio al suo ossuto deretano. Lo odiavo già da vivo quando gironzolava a corte, impicciandosi. Dove vai con quel gatto morto, Zarok? E dove hai trovato quel cervello, Zarok? Patetico ficcanaso.
Daniel, com'era la spada? T'ho detto che era magica, vero? Ho qualcosa per te, ma non ho la più pallida idea di cosa sia. Te tenta?